Nessuna rivoluzione, solo qualche correttivo negli interpreti. Non sarà un mercato intenso come quello estivo, ma in casa Teramo i movimenti saranno ponderati sulla base delle esigenze, anche societarie, puntando alle occasioni e soprattutto a valorizzare quello che c'è e che è stato sfruttato meno nei primi mesi della stagione. Occhio a quello che accade soprattutto in casa Catania a proposito di opportunità, perché a molti giocatori della squadra etnea è stato appena consigliato di cercare lì di migliori, magari più proficui dal punto di vista economico, e questo per chi cerca un affare invernale è occasione ghiottissima. Il Diavolo avrebbe bisogno di un terzino sinistro, Zanchi non ha convinto pienamente e le altre strade per ora neppure. E allora il pensiero va a Pinto, che gioca proprio coi rossoazzurri e sul quale si stanno facendo delle valutazioni anche in relazione alla coesistenza potenziale con Tentardini. Il ragazzo ex Monza, dopo l'infortunio grave di Luca Di Matteo, è stato costretto a giocare tutte le partite senza mai tirare il fiato, ma lo ha fatto bene, è un classe 96 e ha ancora ampi margini di miglioramento, con un rinforzo di esperienza assoluta come l'ex Pescara, che ha 28 anni, per Tentardini potrebbero chiudersi le porte della titolarità. Ecco perché c'è ancora qualche riserva su un esterno che anche al Bonolis prima di Natale ha fatto vedere il suo indubbio spessore. Davanti ci sarebbe l'opzione che porta a Max Barisic. L'attaccante sloveno non è una vera prima punta, ma ha 24 anni e può essere un partner buono per Magnaghi qualora le condizioni del 2020 richiedessero uno schieramento con due centravanti invece che con uno solo come è stato finora. Barisic ha fisico e all'occorrenza è in grado di interpretare il ruolo di unico centravanti, anche se non è esattamente la sua posizione naturale. Chiaramente se dovesse aprirsi uno spiraglio per Matteo Di Piazza, lui sì, il bomber della squadra etnea, c'è da stare certi che il Teramo proverà a chiedere informazioni, anche se su di lui la concorrenza è elevatissima. Ma più in generale il nuovo anno dovrebbe portare dei correttivi in relazione alla filosofia di gestione della squadra. Tutti potenzialmente sono sul mercato, anche i big. Tutti devono dimostrare di poter valere un progetto importante come quello biancorosso, con Bruno Tedino che avrà il compito non facile di ridisegnare il Diavolo inserendo i giovani in organico, gestendo giocatori che potrebbero essere scontenti se cambiano le gerarchie e in più blindare in maniera definitiva quel posto playoff che rappresentava l'obiettivo minimo e che oggi è un patrimonio da tutelare, provando anche a discostarsi, se ce ne fosse bisogno, dal modulo ad albero di Natale, cercando di passare alle due punte. Il resto in uscita dovranno farlo Iaconi e Federico, e se il compito di Tedino è complicato, quello dei due dirigenti appare al limite della fantascienza. Vendere è complicatissimo, ancor di più dopo un girone d'andata ampiamente insufficiente. Prestare significa continuare ad avere giocatori potenzialmente a libro paga che si smette di remunerare in parte per un breve periodo di tempo, sperando che nella squadra in cui vanno facciano molto meglio. In più dovranno affiancare l'allenatore nel gestire le situazioni più spinose, qualora qualcuno rimanesse in organico ma senza spazio a sufficienza per giocare. Vendere, comprare, rimodellare, tre verbi che ad anno nuovo in casa Teramo dovranno per forza far rima con rimontare.